Dopo circa 12 mesi dalla fusione tra le SD Nuova Feltre e Vise Nuova Feltre, è nato il primo summer camp per la formazione giallo-blu che ha visto la partecipazione di ben 40 bambini della Valmarecchia. Un numero importante considerando che per l'appunto si tratta della prima edizione. Dalle prime ore del mattino alle 12.30, una mezza giornata all'insegna dell'allegria, della compagnia e di quel giocattolo chiamato pallone per i quali i piccoli corrono dannatamente senza mai fermarsi, non ponendosi mai limiti come è giusto che sia, sotto lo sguardo ovviamente attento di diversi allenatori e giocatori della prima squadra del settore giovanile, tra cui Jacopo Flenghi, Mattia Stefanelli, Massimo Zanini, Michel Cola, Gabriele Raffelli e importanti aiutanti provenienti dalla squadra della Juniores. Tra le novità anche l'iscrizione di una bambina che grazie anche alla presenza dell'istruttrice Michel Cola non si è sentita affatto estranea alla comitiva, ben integrata, divertendosi come tutti i suoi compagni. Durante la giornata, oltre ad esercizi e giochi di gruppo che portano alle consuete partite, viene effettuata una pausa merenda offerta dal supermercato Conan del Porto, con consuete partite di biliardino. Più meritevoli nell'applicazione di giornata ricevono premi inerenti alla propria fede calcistica, in particolare delle magliette. La società ha distribuito ad ogni bambino kit omaggio composto da completini, zaini e cappellini. Tutto deve essere ricordato con piacere perché il pallone possa continuare a far sorridere e a sognare questi piccoli, grandi bambini.